Ciao ragazzi, da Samp 83, eccoci qua su Farming Simulator 17. Allora, in questa puntata che famo? Andiamo nell'ombra, no, nelle foglie. No, allora, in questa puntata, vedete, innanzitutto, primissima cosa, vendiamo il raccolto al The Old Mill, non c'è l'H, quindi Old Mill, dove stai? Ah, qua. Ok. L'Old Mill ci paga i semi di soia, vedete? 3061. Quindi va bene, va benissimo. Va muy bien. Vediamo se riesco a girarmi qua. Facciamo una manovra interna. Ok, non ho preso l'albero, perfetto. Old Mill dovrebbe essere. Sì, è questo qua davanti. Vai, bello. Ah, quadrito. Perfetto. Calma. Non dobbiamo ribaltarci. Avanti, c'è un pezzetto di legno maledetto. Anche chi cavolo ha fatto sta mappa, che è bella però, mannaggia certe cose. Quindi vendita, controlliamo di essere nel posto giusto al momento giusto. Sì, Old Mill, spero che sia 3061 Old Mill, perfetto. Ok ragazzuoli, guardate cosa mi è appena passato qua. Oh caspiterina, ci vogliono curare le pecore, un po' le mucche. Va bene. E guardate che bella visuale che mi è arrivata. Una grande richiesta di Cippados. Ovviamente la grande richiesta di Cippados. Andiamo subito. 734.000 milioni. Guardate, adesso i POP sono pronti e noi iniziamo subito a lavorarli. Spero che. Ah, si prende due file, perfetto. Allora, nel frattempo, dato che qua è bene, cosa volevo comprare con questi big money? C'è una bella mod che mi piace, un bel camion di quelli seri, eccolo qua. E costa anche non tantissimo. Allora, Terno TTR si mi ispira un po', ma va bene, dai. Questo qua fa 103, no, come 85 km/h, buh. A me pareva facesse di più. Va bene. Questo qua, guardate che bestia che è. Aggancio posteriore, gli mettiamo 900 cavalli, ragazzi. Mega, mega poco, eh. Quindi io direi che possiamo comprarlo in immediato. E sì. E poi io spero che lo racco, che lo prenda anche il super mega cassone, che ce la farà sicuramente. Io ce la faccio a prenderlo. E colore design lo prendiamo verde, anche questo qua, verde militare, tipo così. Colore principale sotto lo mettiamo un nero sampo, pneumatici larghi, colore cerchioni verde blu, così. Design oversize load. Comprato, comprato. Ok, andiamocela subito ad appiccicare. Questo è finito, questo sta a posto. Qua perché sono così? Perché ho. Oh, mannaggia, vediamo. Forse è quello che dico io. Sì, è quello che dico io. Dobbiamo preparare il cibo energetico, ragazzi. Che come sempre, ve la dico la mia ricetta segreta, che è segreta, ma ve la dico. E 4 balle di fieno, 8, no, 4 balle di paglia, questa qua, 8 di fieno, 8 di fieno, spero di averle agganciate tutte, sì, 8
Alto di Fieno, tutto il resto insilato, quindi ci sta veramente un attimo. Spero di non ribaltarmi. Perfetto. Oggi parlo scaglionato, non scansionato. Dai, vai. Tieni, tieni. Perfetto. Piano. Boh, dopo ci metto le 8 di Fieno. Intanto andiamo a vederci il nostro nuovo mega camion da 900 cavalli. Allora, gli interni fanno uno schifo di più, ma noi ci interessa la potenza. Questo è quello che fischia. Madonna. Spero che si agganci, sì. Ah, che bestia. Vedete che fa 135, non 85. Guardate in basso a destra. Ma che roba. Io spero che con questo qua di non andare dentro il fiume, perché a questa velocità il drift sulla terra è proprio questione di un attimo, eh. Destra, sinistra, eccolo là che è già partita, vede? Vedete? Mannaggia, oh. Ma io ho 900 cavalli, vado di qua, io non mi interessa. Non mi interessa per niente. Ok, quindi ci facciamo un bel carico di cippato col nostro nuovo mega camion qua. E lo vendiamo tutto. Che poi, tra l'altro, avendo la ralla, che la ralla è questa, quell'aggancio dove si aggancia il rimorchio, ce l'ha molto indietro, quindi permette, ragazzi, una bella agevolezza, manovrabilità. Vedete, io posso girarmi in spazi ridottissimi col cassone, vedete, quasi quasi andare indietro così, proprio proprio fatto, mi piace. Ok, questo cassone è pieno, però io voglio vendergli direttamente tutto 70.000 litri prima. Ok, andiamo, vai. Quanto va lui? 10. Io passo a no, 1 6 7 8. Pare che così ci andiamo a pari, eh? A 8 va questo. Così non devo star lì a accelerare e frenare, accelerare e frenare, accelerare e frenare. Vai, vai, bello, spara. Però è più bello se magari mi metto tipo dietro. No, in parte. In parte di là. Vai, vai. Facciamolo un po' più real, perché così è più... è più bello. Ehi, scusa, ti ho dato una spintina, ma ecco, tipo così, ecco, cruise control, cavolo come balla, oh, perfetto. Tu spara lì, non c'è problema. Così anche lui sta un attimo a far manovra, no? Io sto di meno e lui sta di meno. Vai, 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 che hai finito, vai. Ok, vai, bello. Intanto mi giro più largo io, senza incastrarmi. Tanto con sta mega ralla qua. Ecco, con calma. È un po' lento a girare, ma diciamo che se non ci fossero gli alberi sarebbe... E dai, arrivo, Eccomi. Vai, vai. Fai finta che sono qua. Vabbè, lui prende una striscia alla volta. Fai i conti un po' così. Ah no, perché ha lasciato un po'. Vedi che bravo che è. Tanto noi andiamo. Ok, ragazzuoli, siamo praticamente alla fine quasi. Siamo quasi pieni. Direi che forse vediamo. Vabbè, intanto io lo lascio far manovra. Ci vediamo dopo, copriamo. Andiamo a vendere i primi 70.000 di cippados.
Intanto lui si riposiziona. Tanto devo andare fino qua, ma con i nostri 900 cavalli siamo benissimo. Oh, preciso, preciso però, eh. Un attimino, eh. Questo rimorchio è bello lungo, non mi fa vedere niente. Beh, comunque basta che vado qua. Scarica. Facciamo esordi. Vediamo quanto. Quanto ci famo? Bene. Vediamo il cipato 734. Ah, resta così comunque. 734. Non cambia. 58.000 euro per un cassone. Io penso che me ne farò sicuro. I semi no, che cadono. Io penso che me ne farò altrettanti. Ah no, è vero, qua vado a 8. Arrivo, arrivo. Tagliamo la curva. Eccomi, eccomi. Vada, vada. Vada, vada. Guarda che ci sto. Ok, ci mettiamo così e così. Guardate che bello che è. E la risposta della terra. Accendiamo tutte le luci, lampeggiante, possiamo spegnere, tanto non siamo su strada. Guardate che bello che come diciamo ballano le ruote, vedete? Il terreno è sconnesso, quindi il camion è risente. Io tento di stare sulle ruote, con le ruote qua in mezzo ai filari tagliati, diciamo, così non si rovinano gli pneumatici. Sì, mi piace, mi piace. Beh, andiamo a vedere quanto facciamo. Allora, penso di fare un altro cassone, più quello là, e poi vediamo quanto abbiamo fatto. Secondo carico di vendita, penso che faremo gli stessi identici big money. Vediamo se riesco a farlo tutto in prima persona, ma dubito. Qua c'è il camion maledetto. Ok, no, 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 no. Ah, la copertura, mannaggia. Ai fanali e i lampeggianti e quello. No, la radio no. Fa schifo. Vediamo se si vede veramente da dietro il rimorchio. Sì. Vabbè che le lampeggianti qua non servono. Però 51.391, identico preciso, spero, mi pare. Ok, accendiamo tutti i fanali. No, 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 no. Ok, sto arrivando, sto arrivando. Sto arrivando, così ci finiamo il campo con l'ultimo cassone. Così sicuramente riusciamo a finire, sicuramente. Più ne abbiamo un altro da vendere. Vamos, vai, bello. Vai, spara! Eccomi qua. Andiamo un po' più da vicino, ma sta visuale è proprio lenta. Brava, bravo tu, macina, macina. Macina, macina. Ciao amico! Boh, vediamo quanto facciamo, dai. Ok ragazzuoli, ho fatto un altro carico. Mannaggia a me, che mi sono incastrato come un furbo. Qua c'è un pezzettino di legno che mi fa diventare matto. Dai, 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 perfetto. Allora ho fatto un altro carico più questi spiccioli qua, più
più quel cassone blu da 37.800, sì. Quindi vedete, i soldi li ho ben più che ben recuperati, vedete? Sono tornato a 239.000 euro, quindi ero 50 rotti mila euro, quasi 180.000 euro abbiamo fatto, ragazzi, da questo campo di cippato. Adesso io metto a... Che bello, quando accende, che sgasa. Io metto a lavorare qua l'operaio. Coltiviamo e riseminiamo i pioppi. Quindi ragazzuoli, io come se il video può finire qua, questo gameplay finisce qui. Come sempre commentate, scrivetevi, lasciate un mi piace, eccetera, eccetera. Ciao ragazzuoli, da Sabotano 3, bye bye bye.